Un patto per la sicurezza urbana è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco di Corsico Stefano Ventura e dal prefetto di Milano Renato Saccone, un accordo, quello sulla sicurezza urbana, che è simile a quello firmato poche settimane fa sempre fra la prefettura e il comune di Buccinasco, con la quale Corsico condivide il comando di polizia locale. L'accordo prevede l'adozione di strategie congiunte per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie del territorio. Tra gli strumenti individuati vi è principalmente il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale nelle aree più a rischio, un sistema di telecamere che appunto potrà essere utilizzato per coordinare gli interventi sia dei vigili di Corsico e Buccinasco, ma anche della polizia. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato così lo schema prefettizio del patto per l'attuazione della sicurezza urbana, autorizzato il sindaco alla sua sottoscrizione e demandato al comandante del corpo di polizia locale gli atti conseguenti e necessari all'esecuzione dell'accordo. Il protocollo con la prefettura, dichiara il sindaco Stefano Ventura, è un passo fondamentale per lo scambio di informazioni. Vengono così potenziate le azioni di contrasto alla criminalità in sinergia e secondo una logica integrata che è da sempre la nostra strategia, ha detto. L'accordo è fondamentale anche per accedere alle risorse ministeriali per la videosorveglianza. Nel 2023 infatti continueremo con consistenti investimenti sul sistema di telecamere della città.